Disastro totale. Disastro totale. Oggi proprio zero. Ho giocato malissimo. Un 3-0 pesante. Una figuraccia ho fatto a Novara oggi. E non si possono perdere partite così, in questa maniera. Contro squadre comunque abbordabili. Erano nelle promosse. Per carità, veniva da due vittorie. Era una squadra in forma. Però hai una squadra molto più competitiva rispetto all'anno scorso. Hai dei giocatori di livello, di categoria superiore, che ti possono fare la differenza. Non puoi perdere 3-0 contro la Pro Sesto. Non puoi perdere punti facili. Sembra l'anno scorso il Novara che pareggiava con la Pianese all'ultimo e che perdeva punti facili, o perlomeno punti più abbordabili rispetto a una partita contro la Carrarese o contro l'Alessandria. Ed è veramente una figuraccia. Oggi abbiamo giocato veramente, veramente male. Pochissime azioni. Cioè, contro la Carrarese avevamo pareggiato, ma avevamo creato comunque tante occasioni. E la vittoria era meritata. Oggi proprio non ho visto un'occasione grande, cioè non ho visto un'occasione da gol. A parte che con la nebbia si è visto poco, ma non c'è proprio stata occasione da gol per il Novara, che ha giocato veramente molto male. Oggi tutti colpevoli dal capitano Mozzegoli, che molto impreciso nei lanci, lo si vedeva poi un autogol molto goffo, non so se voleva accompagnarla fuori, ma è un autogol, era da solo, era praticamente da solo, non c'era nessun avversario lì vicino. Che mi dispiace, perché io ci tengo molto a Buzzegoli, il nostro capitano, che ha fatto molto bene in questo inizio del campionato. Ma oggi veramente tutti colpevoli. Anche è entrato male Cisco, ma ha giocato molto male Panico. Zigoni ha giocato molto male. Poi domani il Pagellone ci saranno pochissime sufficienze. Ma è veramente una brutta prestazione, perché avevamo perso contro il Ponte d'Eramo, non avevamo giocato così male. E sembra di vedere, ecco, Provercelli Novara, che praticamente non aveva creato nessuna occasione, ma forse aveva creato più occasioni lì. Oggi veramente proprio nulla, lì davanti nulla, lì davanti nulla. E è stata una domenica che era iniziata male, con la positività di Pablo, a cui auguro pronta guarigione, è asintomatico, però mi dispiace per Pablo. Però poi in campo bisogna cercare di vincere, bisogna dare il meglio. Oggi la cattiveria non si è vista, adesso non so cosa dirà Banchieri nella conferenza post-gara. Se dice che abbiamo giocato bene, allora proprio ha visto partita. Di solito quando perdiamo lui dice che giochiamo bene. Oggi noi abbiamo proprio fatto schifo. Pessima prestazione, veramente, veramente molto, molto male. Meno male che c'era la nebbia, che molte ore non si saranno neanche visti con questa nebbia, perché è veramente una figuraccia. 3-0 con una difesa che Migliorini non ha giocato così male, però veramente abbiamo preso l'autogol e il terzo gol in ripartenza, e Bove entra male, anche Migliorini, ecco, lì hanno sbagliato entrambi, e il primo gol non l'ho visto, non l'ho proprio visto, la nebbia non me l'ha fatto vedere il primo gol, ma veramente bisogna cambiare, e questa volta le colpe ce le ha certamente anche il mister, perché ha praticamente... Abbiamo giocato male, cioè nelle altre volte contro la Carrarese, ecco, contro la Carrarese, ma anche in tutte le altre partite abbiamo sempre creato tanto. E quando giochi bene, quando crei, poi segnare non è che se sbagliamo gol è colpa del mister, è colpa di chi gioca. Ma oggi non ci siamo arrivati in area di rigore, abbiamo giocato veramente, veramente molto male. E Firenze e Cisco sono entrati male, e Firenze lo vedo sempre con poca cattiveria.